Si è svolta questa sera la prima serata del Nocera Jazz Festival, la rassegna organizzata dall'amministrazione comunale di Nocera Inferiore con la direzione artistica di Mario Berna. Ad esibirsi nella meravigliosa location del Castello del Parco Fienga, Serena Brancale e Alessandra Tumolillo. Prima dell'evento, una serie di visite guidate qui al Castello del Parco. A seguire, tutti i possessori di biglietto potranno recarsi alla Tenuta Galdieri per un ulteriore momento musicale. I biglietti di questa manifestazione e di tutte quelle che seguiranno a partire da mercoledì 5 luglio saranno disponibili, oltre che sulla piattaforma online Il Posto Riservato, anche al botteghino del Castello del Parco. Sindaco De Maio, dopo un meticoloso processo di preparazione, finalmente inizia il Nocera Jazz Festival, una rassegna musicale in ricordo, e lo diciamo, di Elia Pirollo e di Franco Forte. Sì, è una iniziativa su cui abbiamo puntato molto, che abbiamo voluto come amministrazione, che si svolgerà con fondi prettamente comunali. Abbiamo voluto immaginare un percorso diverso, un programma più ambizioso, con una direzione artistica di una persona che ha chiaramente origini nocerine, che ci ha consentito di stilare un programma importante, l'ambizione di entrare in circuiti del settore di livello nazionale con artisti di fama appunto nazionale e internazionale, per abbinare sempre questo connubio tra il momento musicale e un momento in un luogo simbolo dell'arte e della cultura nocerina. I numeri dei biglietti venduti ci dicono che c'è stata una buona risposta di pubblico per una serata che si preannuncia sul ricordo di Pino Daniele. Le due artiste hanno promesso spettacolo e coinvolgimento per chi sarà al Castello del Parco. Beh, è bello vedere la partecipazione della città appunto in un'iniziativa su cui abbiamo creduto, abbiamo puntato. Speriamo che sia davvero una bella serata. Una bella serata, ieri c'è stato un altro momento con un'ottima risposta di pubblico, quello era un convegno, però è importante la presenza del governatore De Luca per valorizzare e per diffondere ancora di più uno dei luoghi più belli di questa città. Ma sì, noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo diminuito le tariffe per la fruibilità di questo luogo, proprio per consentire una maggiore fruibilità sia privata che per eventi, per iniziative del genere. Lo abbiamo fatto come scelta proprio perché crediamo che la fruizione più costante di questo luogo possa consentire anche un uso diverso e soprattutto una manutenzione costante da parte sia dei privati che del pubblico. Ieri una presenza importante del presidente De Luca, che attesta una vicinanza rispetto a una comunità, non perde occasione per venire e lo farà prossimamente nei prossimi giorni anche sul cantiere di Montevescovado, dove lo aspettiamo per farlo toccare con mano un evento importante che sancisce la riqualificazione di un'area che ormai erano 50 anni che gridava vendetta per dei prefabbricati che sono lì dal post terremoto, e quindi una bella attestazione di una presenza di un presidente della regione che non dimentica mai Nocera. Consigliere Salomone, nonostante la delega al Castello del Parco non sia più effettiva, il suo impegno per valorizzare questo posto meraviglioso continua e credo per lei sia motivo di soddisfazione l'alternarsi di eventi, la Pericastel, la presenza ieri del governatore De Luca per il convegno dei giovani commercialisti e oggi con il Nocera Jazz Festival. Allora, l'impegno sicuramente continua, ma perché deriva da un amore che non finisce per questo luogo. È da questo amore io posso dire che sono, rappresentando la volontà di tutta l'amministrazione comunale, fiero di quello che stiamo portando avanti al Palazzo Fienga e al Castello. Ieri è stato un momento importante con la visita del presidente De Luca. Oggi è un momento altrettanto importante per l'inizio della rassegna jazz, che è un po' una tradizione della nostra città.
siamo ancora più lieti di poter annunciare che sono arrivate un sacco di richieste per poter fare diversi spettacoli sia a luglio che a settembre in questo luogo, proprio perché c'è sempre più voglia di viverlo e di poterlo animare di quante più iniziative possibili si possano proporre alla cittadinanza. In settimana un momento importante per la gestione di questi luoghi e per il futuro soprattutto del Castello del Parco. Esattamente, volevo arrivare proprio a questo, perché un punto veramente fondamentale per la vita futura di questo luogo è stato il passo compiuto in settimana con la sottoscrizione, con un partenariato formato da diverse associazioni del tessuto nocerino, capeggiate dalla Ridiamo Vita al Castello, assieme a Campania Eco Festival, Moby Dick e Carisal, che garantiranno la fruizione piena di questo luogo per i prossimi 2 anni, con aperture regolari durante tutta la settimana e soprattutto il fine settimana. Quindi noi avremo la possibilità di garantire ai cittadini di Nocera, ai cittadini dell'Agro, ai cittadini della Campania di poter venire a vivere in questo luogo il sabato e la domenica in maniera continuativa tutto l'anno, e anche durante la settimana poter venire a vivere qui sopra gli eventi che ci saranno, ma anche semplicemente a passare del tempo potendo trovare l'accoglienza giusta con delle persone che saranno in grado, nella maniera più opportuna, di poter divulgare la storia, la cultura e l'arte che c'è stato all'interno di queste mura. Un posto del genere necessita di tanta manutenzione, ordinaria ma anche straordinaria. Qual è l'impegno dell'amministrazione al riguardo? Di sottofondo a questo accordo che c'è stato in settimana, siglato questa settimana, c'è anche la manutenzione ordinaria per quanto riguarda il Palazzo Fienga e il Castello del Parco. Tuttavia, la notizia ancora più importante è che da qui a qualche mese inizieranno i lavori per la rigenerazione urbana dei ruderi medievali, quindi la messa in sicurezza, il restauro conservativo, ma in realtà ci saranno degli interventi che riguarderanno i sentieri della collina, San Giovanni in Parco e quindi di conseguenza anche la strada che porta all'accesso al palazzo. Un'altra anticipazione: stiamo cercando di approntare un nuovo progetto attraverso le politiche sociali con l'assessore Fortino per coinvolgere delle unità che siano in maniera stabile qui sul luogo, che possano curare la manutenzione ordinaria, il verde e anche quello che riguarda le piccole manutenzioni del palazzo nella sua interezza. Alessandra Tumolillo, se Serena Brancale inaugurerà il Nocera Jazz Festival, sarà lei la prima a salire su questo palco proprio per presentare il concerto. Chiedo anche a lei le emozioni che si provano ad essere qui. L'emozione è forte perché il Nocera Jazz Festival non si ripropone da un po' di tempo e quindi per me è una grande occasione essere qui. È emozionante perché sto per aprire il concerto di una grandissima artista, è un onore per me e quindi sì, molto, tutto bellissimo, anche perché saremo entrambe a presentare anche dei brani di Vino Daniele che sono in linea, ecco, con la nostra cultura, la nostra musica, e quindi sarà tutto molto bello. Pino Daniele ad ispirare la sua musica così come quella di Serena Brancale, e quindi la scelta della direzione artistica non poteva che andare in questa direzione, anche perché lei è già stata a Nocera Inferiore e ha risposto presente ad iniziative dell'amministrazione comunale. Sì, sì, assolutamente, anche l'apertura del museo di Nocera, sempre tutto il repertorio in chiave jazz, quindi si ripropone, ecco, sempre la figura di Pino e questa musica American, si può dire Napolitan American. Assessore Fortino, inizia il Nocera Jazz Festival. Con lei vorrei parlare del lavoro che c'è stato dietro le quinte per approntare una manifestazione di questo calibro. Sì, è importante sottolinearlo perché io lo dico sempre, a volte non si sa quanto lavoro c'è dietro le quinte per organizzare un evento del genere. Sono stati mesi e mesi e mesi di organizzazione, non solo insomma per allestire la struttura che è spettacolare, però insomma, data la grandezza e l'importanza, ha sempre bisogno di un'attenzione particolare nell'organizzazione
valorizzazione, nello scegliere nel dettaglio il cast artistico, e di questo ringraziamo il direttore artistico che davvero ha seguito in maniera minuziosa lo svolgimento di tutta la rassegna, dello staff che ci lavora intorno, e per questo ringraziamo chi continua a seguirci già dall'inverno col teatro, i ragazzi appunto del Teatro Comunale di Ana, abbiamo la stampa che ci segue sempre, ma soprattutto una collaborazione costante col mondo non solo della cultura, degli eventi, del commercio, quindi tre assessorati insieme che hanno lavorato all'evento con la supervisione del sindaco Paolo De Maio, che da subito ha voluto e ha accolto favorevolmente questa bellissima iniziativa qui a Nocera. Senza dimenticare il prezioso lavoro della Commissione Cultura che in questo primo anno di amministrazione De Maio sta lavorando a braccetto col suo assessorato, perché effettivamente Nocera sta ripristinando anche tanti luoghi culturali e sta avvicinando tanta gente. Esatto, noi a volte veramente, come dico sempre, non ci formalizziamo, è una squadra che lavora al di là dei ruoli. Noi abbiamo il presidente della Commissione Cultura, Ferdinando Padovano, che è stato il primo a rimboccarsi letteralmente le maniche e a lavorare pancia a terra per tutti questi eventi culturali che vedono il culmine quest'oggi con l'inizio della rassegna, ma come giustamente ricordavate sono stati tantissimi gli appuntamenti volti alla valorizzazione dei beni culturali di Nocera Inferiore attraverso l'arte e la cultura, e poter appunto portare nuovamente qui sul territorio un evento quale il jazz, che da sempre è stato storico di Nocera nel ricordo di Elia Pirollo e di Francoforte, è non solo importante ma anche emozionante. Guarda che mi hai fatto male, te ne accorgi pure, no? Sei bravissima a mentire, a tutte le altre non meno. Dici che sono speciale, non credo. Tu sai che alla verità non rinuncerai mai. Serena Brancale inaugura il Nocera Jazz Festival. Le emozioni di essere qui in una manifestazione importante per la città di Nocera e in un luogo così ricco di storie? Beh, una grande responsabilità, perché questa terra mi ha dato tanto, è fonte di ispirazione nella scrittura, nel modo di cantare, nel modo di approcciarmi alla musica, quindi darò il mio meglio. Ecco, parlava del suo modo di approcciarsi alla musica. Qual è l'ispirazione e la formazione che le hanno portato poi a comporre le sue note e a diventare un artista di fama nazionale, se non addirittura internazionale? Ci proviamo. La fonte di ispirazione è sicuramente i cantautori che sono stati capaci di missare il loro dialetto, la loro natura al soul, al jazz. Quindi parlo in primis di Pino Daniele, che mi ha dato coraggio nel poterlo fare, quindi fonte di ispirazione è sicuramente dove siamo oggi, il sud e soprattutto Pino. L'organizzazione artistica l'ha definita eclettica e vulcanica. A parte un simpatico giochino social di questa mattina, cosa deve aspettarsi il pubblico di Nocera da Serena Brancale? Ma io vorrei che a un certo punto si ballasse. È quello che voglio quando io vado a un concerto. Voglio divertirmi, voglio emozionarmi, però voglio chiudere la serata sperando che si balli. Quindi una festa, deve essere una festa. A volte noi immaginiamo che le istituzioni siano lontane dai territori, che le istituzioni siano disattente alla cultura. Invece qui a Nocera c'è un'amministrazione comunale che, come ha cominciato a lavorare, ha detto sì ad un progetto. Ed io quindi comincerei subito, perché è doveroso, far salire sul palco il sindaco Paolo De Maio, che ha accompagnato la crescita insieme, e condivido, sindaco, a Maria Rosaria Petti, qui sul palco con noi. Grazie, grazie a tutti voi. Bello vedere una partecipazione del genere dopo tanti anni. Il sì cui tu facevi riferimento, la S è mia. La I è di Maria Rosaria Petti, che è qui con me, che ha curato tutta l'organizzazione. Da ormai sono mesi che viaggiamo insieme, e per cui mi sentivo di ringraziarla qui con me. Niente, abbiamo immaginato di riprendere un po' quel connubio tra
la musica è un luogo d'arte, simbolo della nostra città, come il castello del Parco Fieng. Lo facciamo con una, affidando una direzione artistica a una persona, che Mario Berna, che ringrazio, che aveva origini nocerine, che ci ha consentito di allestire un programma ambizioso. Lo abbiamo fatto prettamente con fondi comunali, è stata una scelta politica e amministrativa di voler realizzare questa iniziativa con un programma ambizioso, e lo facciamo nel solco del lavoro che iniziò Elia Pirollo e nel ricordo di Franco Forte, che è sempre qui con noi. Io colgo l'occasione anche per dire grazie a Maria Rosaria, con la quale abbiamo lavorato in un modo incredibile di sinergia, e davvero un saluto, perché condivido quello che dice il sindaco: si arriva a tagliare un traguardo solo se si è insieme, ma se si è insieme gli uni accanto agli altri. Tra l'altro abbiamo questa sera con noi anche l'assessore Federica Fortino, e che ringraziamo, l'assessore alla cultura, così come i consiglieri comunali, e ringraziamo il presidente della commissione cultura Ferdinando Padovano. E però Maria Rosaria è riuscita a tenere le fila di tutti quanti insieme. Stava partendo l'applauso, lo potete fare. Grazie Concita, in realtà è una sorpresa essere qui, perché non mi aspettavo di dover salire, quindi grazie anche al sindaco per questa attenzione e questo gesto, e hai colto nel segno, perché ecco, quello che viviamo qui è proprio il risultato del lavoro di una squadra, e questa amministrazione ha questa bella cifra di avere una squadra giovane, competente, appassionata, piena di entusiasmo. Quindi grazie anche agli altri assessori e consiglieri che vedo qui, perché se riusciamo a fare qualcosa di bello per la nostra città è perché ci stiamo mettendo davvero tanto di nostro. Grazie.